Salute, sciamano della pietra! Mari ha purificato Layers Rock e ora io ti consegno il bastone e la pietra luna. È proprio giunto il tempo della fuga. Uh-ha-ha. Grazie, è troppo gentile. Ma dimmi, come pensi di fuggire? Uh-ha-ha-ha. Caspita, ti puoi trasformare? Perché se cambi forma, una guardia verrà sicuramente qui dentro a investigare. Troppo vero! Aspettiamo che arrivi qualcuno. Maestro, tieni premuto il tasto L1 per trasformarti. Adoro quando lo fai. Dove è andato? Maestro, sei il più grande. Quello scemo infatti, sbattilo contro la porta. E poi la libertà. Sono impressionanti. Havide siamra. Già? Ho capito, le trivelle stanno rovinando il paesaggio. Sembrano fragili alla base. Sbattigli contro una guardia e l'intero apparato dovrebbe distruggersi. Sì, certe cose non cambiano mai. Thank you.
Lo so che è terribile, però il suo generatore è debole. Si distruggerà facilmente. Devi solo portare lì un po' di guardie e sbattergliele contro. Ah, ora dai. Oh.
Lo sciamano ha accettato di unirsi alla squadra a patto che noi liberiamo la sua terra dai minatori e affrontiamo la maschera della terra oscura. Un compito impossibile, ma ci proveremo. Prima di tutto, per scolpire i ranghi nemici, chiederemo aiuto alla fauna locale. Mori servirà ai nostri nemici a un coccodrillo gigante. Con un po' di fortuna la bestia ci prenderà gusto e sgranocchierà minatori a destra e a sinistra. Secondo, colpiremo questi tizi proprio dove vivono, o almeno dove si rilassano. Se riusciamo a distruggere quel bar di limonate, si depremeranno e cominceranno a tornare a casa. Infine, Sly userà le macchine dei minatori per perforare il letto del lago asciutto e far fuoriuscire del petrolio radioattivo. Fidatevi di me e ci libereremo della maschera.